Siamo con Umberto Torello, presidente di Trasfigurut Italia, nostro partner a 0 gradi, e quindi da chiedergli sicuramente come vede il mercato del freddo in questo momento. Sì, il mercato del freddo lo vedo positivamente, rispetto al globale del mercato. Oggi il mercato, il globale del consumo è in discese grazie al mercato del freddo, è colui che diciamo, è leggermente in salita, ci distinguiamo. Anzi, direi ancora che dobbiamo ampliarla ancora di più. Se rispettiamo il fattore del Made in Italy, e che è il nostro fiore all'occhiello di tutta l'Italia, di tutta Italia, il freddo deve essere quel valore aggiunto che dobbiamo cercare di indennizzare il totale del prodotto food and beverage sul freddo. E quali sono le cose che servono principalmente a questo settore per poter crescere, per essere competitivi? Settore del freddo, a parte le autorizzazioni dell'ATP, quindi allargarle, io ritengo che bisogna allargarle a tutto il mondo del food and beverage, quindi tutto ciò che si mangia e si beve deve essere trasportato nel settore frigorifero. Iniziamo a dargli il valore aggiunto al prodotto diretto, che deve essere il produttore o il consumatore a averla, la necessità per promuovere il suo prodotto andando verso il freddo. Perfetto, grazie a Umberto Torello.